Della villa romana di Negrardi Valpolicella si erano perse le tracce ormai da quasi un secolo. Si pensava che i suoi splendidi mosaici, se ancora esistevano, fossero sepolti per sempre da metri di terra sotto qualche vigneto. Ritrovarla, riscoprirla, era considerata un'impresa assurda, impossibile. I tre mosaici strappati a fine Ottocento, venduti al comune di Verona e ora esposti al Museo Archeologico al Teatro Romano, erano l'unica testimonianza rimasta di questo sito. Quando, come archeologo della soprintendenza, mi fu affidato l'incarico della tutela di questo territorio, decisi che avrei ritrovato la villa e i suoi mosaici, se ancora esistevano. Le difficoltà da affrontare sono state e sono ancora molte, ma gli splendidi mosaici della parte residenziale, la pars urbana, dove il proprietario intratteneva i suoi ospiti, sono tornati alla luce. Queste stanze sono state testimoni, tanti secoli fa, di incontri d'affari, di accordi politici, di sontuosi banchetti, di splendide feste, di concerti di musica, forse anche di storie d'amore, ma anche della fatica quotidiana di tante serve e servi che qui vivevano e lavoravano. Ora stiamo scoprendo nuovi mosaici e nuovi ambienti che testimoniano quanto fosse estesa questa residenza. Attorno alla villa c'era il suo fundus, il podere, dove si producevano, come oggi in Valpolicella, soprattutto olio e vino. E di queste produzioni speriamo di poter trovare presto testimonianze archeologiche. Questo sito è un bene comune che va recuperato, conservato, protetto e valorizzato con un'adeguata musealizzazione. Sono le radici che la comunità di Negrardi Valpolicella oggi può ritrovare, facendone una parte fondamentale del proprio patrimonio culturale. Io sogno un'area archeologica musealizzata, capace di parlare e di emozionare tutti, come questi resti parlano ed emozionano me.